Ciao Runner, io sono Dario, lui lo conoscete è Andrea e oggi siamo qua per parlare delle Puma Deviate Nitro 2 dopo che ci abbiamo corso 150 km, ma Andrea ne ha corsi anche molti di più. E io sono al terzo paio, ho fatto le arancioni subito, le violetto e queste qua nere che sto centellinando perché, vabbè, poi magari lo vedrete già quando è uscito il video. Beh, le tre versioni me le sono fatte anch'io, tutte e tre, arancioni, viola e nere, ma con queste nell'ultimo mese ci ho corso i 150 km canonici, per cui vediamo come sono andate, se hanno mantenuto le promesse anche delle altre edizioni, e sentiamo i pareri sia mio che di Andrea. Oh, stiamo facendo il video insieme perché dicono che io sono un po' palloso, ma te ti sento un po' bloccatino. Allora, partiamo come al solito dal basso, dal battistrada. Parliamo di Puma Grip, che è l'eccellenza di casa Puma per quanto riguarda il battistrada. Ho usato questa scarpa in ogni condizione. Rispetto alle altre che avevo utilizzato precedentemente, l'ho usata al mare, l'ho usata in montagna, l'ho usata in salita, in discesa, su sterrato, su asfalto, su pista, col sole oltre 30 gradi, con la pioggia, e devo dire che la risposta di questo battistrada è sempre ottima. Tra l'altro, guardando l'usura, 150 km è praticamente nulla. C'è qualcosina sul tallone esterno e un pochino sulla punta, proprio nei punti della rullata, ma per il resto ho trovato una risposta veramente eccellente, sia nelle corse lente che anche nelle corse dove ho spinto un pochino di più. Io come voto a questo battistrada non posso che dare 9, perché veramente è una mescola che aiuta a spingere e che aiuta a mantenere il piede molto stabile sull'asfalto. Stavo guardando che io ero sui 100 km e sono consumate in posizioni diverse, giustamente, però sono consumate poco, nel senso proprio un filino, per di più su questi specie di tacchettini che hanno fatto c'erano delle zigrinature ancora di più, non lo so, credo più fashion che altro, si è tolto via quello, si sta lisciando un pochino più nel tallone il consumo, l'ho notato anche io, forse perché tra virgolette un pochino più alto. Devo dire che in effetti questa, non lo so, tacchettatura che gli hanno fatto, questa, come si può dire, ritaglio nel battistrada è davvero super. Su asfalto è difficile che troviamo una scarpa che vada male, però su pista bianca tanta roba. Ripeto, anch'io l'ho usata per i 100 km, non 150 questa qua, ma le altre le ho praticamente distrutte correndoci un sacco di chilometri. E sì, la cosa buona è che in effetti questo grip e la stabilità, perché poi scarpe in carbonio con questa stabilità qua nelle curve è sempre difficile trovarle, invece bravo, molto bene. Ti do anche io il 9, ho imparato a non dare mai il 9 al 10, quasi mai il 10, a meno che sia il top del top, solo perché un pochino si consuma e quasi vorrei che rimanesse così, però... No dai, top, tanta roba come battistrada. Faccio fatica a pensare qualcosa di meglio in giro. Passiamo a quello che secondo me è il cuore di questa scarpa, che è l'intersuola. L'intersuola, abbiamo la mescola Nitro Elite accoppiata alla piastra in fibra di carbonio Power Plate, che distingue un po' questa scarpa da quelle che sono le super shoes, perché in realtà questa è una scarpa con piastra in fibra di carbonio, ma che non è una super shoes, è una scarpa che è dedicata ai runner amatori e per correre la maratona. Non l'ho trovata così estremamente reattiva, così estremamente rigida,
Ho paura perché prima lo stavo piegando anche io, ho detto vediamo se si spezza, ma mi sono fermato prima e te Però la stavi piegando, sì. questa è la sua prerogativa, cioè è una scarpa che, allora, io quando parlo di scarpe con la piastra in fibra di carbonio, con le mescole molto reattive, ho sempre paura a utilizzarle troppo durante gli allenamenti, soprattutto per i runner più amatori, perché potresti avere problemi muscolari, le articolazioni. Invece questa è una scarpa che ho utilizzato praticamente in un mese in tutte le uscite, e non mi ha dato nessun problema. Ma nonostante questo, mi ha dato comunque un grande supporto, e la piastra è quella che ha permesso a questa scarpa, per me che è leggermente prono col piede destro, una stabilità che molte volte con le mescole molto più reattive non esiste. Per cui io trovo che sia veramente una soluzione molto buona per chi cerca una scarpa per correre sia le gare veloci ma anche le maratone, e che non ha dei ritmi molto, molto alti. Probabilmente i ritmi a cui le utilizzate io per fare i medi e i veloci non sono gli stessi tuoi. Però è una scarpa che consiglierei a tutti gli amatori che si vogliono avvicinare alla maratona e che non vogliono cercare una scarpa troppo estrema. Te gli hai dato 9 e Io l'ho dato mezzo. 9,5, sì. Però considerando questo aspetto, cioè non sto parlando di una scarpa che mi serve per raggiungere la massima velocità, ma una scarpa che mi aiuti a correre per tanti chilometri o anche per correre veloce su delle gare un pochino più brevi. Ma non ho capito se mi stai convincendo al 9,5. No, io gli do un po' di meno. Gli darei un 8,5, anche 8 per dire. Non è il Nitro Elite che ho ritrovato nelle Deviate Nitro Elite, un pochino meno responsive. E poi la piastra, l'avevo già detto per l'Elite, non mi fa impazzire perché quella roba lì che è troppo morbidina, io la preferisco un po' più dura e più da spinta in avanti. Devo dire che però come intersuola è tanta roba che ha fatto la fortuna praticamente di tutti i ragazzi che seguo qua al campo, perché l'ho portata, l'ho fatta provare, ne ho decantato comunque la reattività e in effetti è morbida, reattiva e quindi adesso lo dico davanti a te, vediamo se mi correggi. È il vecchio segmento A2, credo una delle migliori delle vecchie A2, ecco. Cioè, a pensare a una scarpa comunque col carbonio per Sì, tutti, no. Ma per fare i hai detto giusto, è medi. una scarpa intermedia, non è una scarpa da Sì. gara spinta. Una 2, dillo, dillo, Non lo dai, dirò dillo mai. una 2. E no, niente, era. Sì, una scarpa al campo la usano praticamente tutti, la usa GT-Cora 320, la usa Ma GT-Cora è quello che 430. è la risposta che mi aspettavo da te, nel senso che l'abbiamo utilizzata in maniera diversa. E quindi la risposta che ho avuto io e quella che hai avuto te, fortunatamente, sono due risposte diverse che vanno a coprire un utilizzo diverso in base agli obiettivi che ci si propone. Capisco il tuo voto dell'intersuola, però te l'ho detto, avrei, cioè, è ovvio che se fosse stato il Nitro Elite che trovavo sull'altra, avremmo parlato della scarpa da gara. Ci sta, cioè, come idea. E ci deve essere qualcosa che la distingue dall'elite, altrimenti è la stessa scarpa. È vero, però no, rimango sul mio 8, 8 solamente per fare casino con le medie per Paolo dopo. Passiamo alla tomaia. Tomaia è quella che forse a te piace di più. Non è la tomaia calzino, ma parliamo di un doppio mesh. Io l'ho usata quest'estate. E la cosa che mi ha stupito, vabbè, a parte il fatto della presenza del power tape, che è quella che aiuta a mantenere il piede stabile e dritto sulla scarpa anche quando sei in curva, eccetera. Ma la cosa che mi ha stupito tantissimo è stata settimana scorsa quando ci ho corso sotto un temporale, perché si è bagnato immediatamente il piede, però allo stesso modo, appena la pioggia è diminuita, l'acqua si è asciugata. Per cui sono riuscito a correre bene nonostante avessi comunque un piede e una calza bagnata. E
E questa traspirabilità mi ha stupito molto. Sì, perché non è forse un tessuto troppo tessuto, ma un po' più plasticosino, non so come dirti. Sì, ci può stare. Questo sicuramente non ci ho corso col bagnato, le altre non ci ho fatto caso. Mi piace la tomaia. Gli inserti in power tape secondo me sono stati migliorati, perché su quell'arancione mi si era staccato, invece qua la vedo. Probabilmente hanno fatto un accoppiamento elettronico piuttosto che a caldo, che ha funzionato. Bello ancorato. Lo sai che la tomaia che piace a me, ma il colore che non piace a me, nero. Però questo qua è il colore che per il lancio autunnale, diciamo, per il rientro dalle vacanze, quindi ci può anche stare. Guarda, mi sono trovato bene. Il power tape in effetti non lo so, mi sembra così labile per parlare un po' aulico, ma sì, loro lo mettono per dare struttura, non lo io, so. Io lo sento perché ho il piede destro che leggermente mi ruota verso l'interno, per cui quando ho un supporto maggiore anche nella tomaia lo sento parecchio. Cosa che sento meno ad esempio nella scarpa sinistra. Diciamo che secondo me aiuta anche a non stracciarle, perché qua sono belle, belle leggere. Ho dato un 7,5 alla tomaia, nulla di particolare, però una tomaia che comunque mi ha aiutato a correre, ecco. Guarda, i voti li dai te, io faccio fatica, ma sono più o meno d'accordo. Allora passiamo all'upper. Diciamo che tra... Ehi. Io lo spiego sempre cos'è l'upper per noi. Stavo dicendo, se mi dà il tempo, tra linguetta, stringhe e conchiglia del tallone, la parte che più mi è piaciuta è la parte della linguetta, perché non è troppo spessa, ma comunque abbastanza morbida, e soprattutto non si muove. Cioè, quando metti la scarpa, la linguetta rimane esattamente dov'è, aiuta a non sentire troppo la costrizione delle stringhe. Anche queste molto ben studiate, perché sono leggermente elastiche, ma non troppo, e non si sono mai slacciate, per cui ritengo che sia una buona soluzione, soprattutto per mantenere la scarpa molto stabile, molto legata al piede. Linguetta poi legata, cioè così cucita sulla tomaia, non dà nessun problema in allacciatura, in effetti non si arriccia, non si stropiccia, non fa niente, fa il suo dovere, esatto. Mentre la zona del tallone c'è credo una conchiglietta in cartone, non so cosa possa essere. Non dà fastidio, no, mantiene comunque il piede al suo posto, imbottita ma non troppo. Direi che per una scarpa da medio è fin troppo imbottita, forse. Sì, io cioè, no. come comodità l'ho trovata molto tradizionale, cioè sì. Se dovessi pensare a come vengono costruite le scarpe con la piastra in fibra di carbonio, le mescole super leggere, la trovo invece nella parte superiore molto tradizionale rispetto alle altre scarpe. Ci pensi una scarpa da gara dovrebbe essere col carbonio e questa imbottitura, una a due perfetta. Beh, prima o poi riuscirò a fargli cambiare le sue classificazioni, no, ormai un po' troppo. Dai, togliamo sto mito, così almeno anche gli altri lo bicacciano, lo diciamo per comodità, ormai è rimasto un po' nel gergo come il Walkman o come l'iPod. Il Walkman in tanti non sanno neanche cosa sia. Quelli che ci seguono che non sanno cos'è il Walkman. Vabbè, passiamo alla votazione. 7,5 anche in questo caso, cosa ne dici? Sì, dai. Buono, nessun problema. Fa il suo lavoro. Fa il suo lavoro, sì, esatto. Vedi, anche qua fa tutto bene, dovremmo dargli il 10, ma no, e quindi... sempre un casino dare i voti, però 7,5 è giustissimo. Parliamo di comfort. Io sinceramente mi sono trovato molto bene, non ho avuto particolari problemi, appunto nonostante la presenza della piastra, nonostante la reattività della scarpa. È una scarpa che appena indossi senti subito vestire bene il piede. La cosa di cui mi sono accorto dopo non averla usata per un po' di tempo è stata
quel leggero invito a correre un po' più di avampiede, a un leggero rocker soprattutto nella parte davanti, e mi sembra che possa aiutare anche i runner meno tecnici a correre un pochino più di avampiede. Io non ti guardo perché te mi guardi per convincermi. Sono un ottimo venditore, mi stai dicendo. Sì, cioè nel senso la schiuma è quella che io continuo a decantare, morbida, morbidissima, e poi te l'ho detto, con questa imbottitura qua nella zona del tallone, praticamente da dove si può dire, dal collo del piede in avanti è praticamente tutta bella cuscinosa, voglio dire, a pensare delle scarpe da medio così comode, imbottite, faccio fatica adesso, così, no, faccio davvero tanta fatica. Sto pensando alle Mach X, per dire, non sono così troppo imbottite, hanno una mescola anche loro morbida, una un pochino meno morbida, che la rende ancora meno confortevole di questa, però ti dico, faccio davvero fatica a pensare a una 2. ci stanno fotografando per cui sorride, però quindi mi confermi il mio voto 8? Sì, come comfort? Sì, forse anche 8 e mezzo, ma poi andrei a far casino con le medie per Paolo, quindi siamo lì. Adesso qua ci scosteremo un po', perché chiaramente tu sei abituato a correre con scarpe che hanno un ritorno di energia molto maggiore rispetto a queste. Io ho dato 8 al ritorno di energia per l'utilizzo che ne ho fatto io, ossia se devo pensare che questa scarpa la devo utilizzare per correre una maratona a ritmi non superiori ai 4 km e che deve essere una scarpa che mi aiuta nel finale di gara, in più una scarpa che magari posso utilizzare per correre delle ripetute, per fare delle gare veloci, io trovo che il ritorno energia che mi dà questa scarpa anche quello è da 8. No, sono d'accordo, ma più che altro perché mi aspettavo che te gli dessi il voto con l'intersuola, nel senso intersuola fatta di schiuma e piastra, dici così, che per me non erano i materiali top che hai in casa Puma, anche se il nitro elite lo chiama lo stesso. Il ritorno di energia invece, per assurdo, per essere una scarpa così intermedia e tanta roba, sto pensando a la Street Fly di Nike, per dire, che non ha zoom, tanta roba, non ha la piastra in carbonio, quindi un po' di meno di ritorno di energia, quindi io gli ho dato 8 all'intersuola come composizione, ma gli darei anche 8 come ritorno di energia, quindi sì, mi aspettavo che gli dessi un 9 te. Senti come coniugo bene i verbi, ma proprio... Allora, non gli ho dato un 9 perché non è una scarpa, non è una super shoe, per cui paragonate a quelle non può avere lo stesso ritorno di energia, anche se il suo lavoro è diverso. Infatti, perché la Elite ha un altro ritorno di energia, una sensibilità di corsa diversa, ci sta. Se no era la stessa scarpa, come hai detto prima. Parliamo della durata massima. Io per i 150 km che ho usato questa e per quanto ho usato le altre, secondo me questa è una scarpa che può arrivare tranquillamente a 600 km e se ci corri bene forse anche a 800, 1000. Ho notato... 1000! 1000! Ho notato che nella parte... vecchia anche questa, Nella parte posteriore mi si è smangiato un po' il battistrada ed è andato a intaccare leggermente la mescola. Per cui è da valutare quella parte. E poi, come non so se è successo anche a te, nella parte interna mi si sia sfregato un po' durante la corsa. Bisognerebbe valutare questo consumo arrivando ai 400 km, però per il resto il battistrada è nuovo, cioè non ha nessuna usura se non nella parte dove appoggio maggiormente di tallone. Tra l'altro queste, avendole usate molto in discesa, perché in montagna le usate molto in discesa, tendevo anche a appoggiare molto più di tallone rispetto a quello che faccio di solito, infatti mi si è smangiata nella parte centrale piuttosto che esterna. Però io direi che l'usura è molto molto buona e oserei dire che a 600 km ci può arrivare tranquillamente, se non di più.
conta che dove ci sono discese ci sono anche salite. Sì, ho usato le altre molto di più di queste. Queste te l'ho detto, le sto centellinando fino al giorno 31 del mese, ovviamente, di agosto. Dopodiché le distruggerò anche loro. 600 km ci metto su 50 euro anch'io, per dire che ci arrivano tranquillamente, ma proprio tranquillamente. 1000 chilometri, non lo so. Ci devi correre bene, non devi andare a smangiare la parte. Sì, no, più che altro perché comunque le mescole così nobili dicono che si schiaccino un po' di meno, però non mi azzarderei a tirare una scarpa comunque relativamente leggera a quei chilometri. O meglio, ho paura che i suoi principi nutritivi vadano a perdersi sopra i 600-800 km. Sì, dobbiamo vedere anche in quanto tempo ci arrivi a correre 800 km, perché io per arrivare a 800 km ci impiego 6 mesi. Io il mese di agosto. Per cui anche il tempo è dalla sua parte. Parliamo del prezzo. Di listino sono aumentate, se non sbaglio, di 10 euro. Erano 160, forse sono salite a 170. È una scarpa comunque con la piastra in fibra di carbonio, è in linea con i modelli di altri brand, però se io devo essere un amatore che vuole correre una maratona, per me il prezzo è un po' alto. Cosa ne dici? Prezzo di listino è alto. Fondamentalmente Puma fa la stessa Puma sul suo sito fa dei prezzi molto allettanti. Ho già visto che si trova a molto meno. Quindi sì, non la metà, ma siamo sono d'accordo. Non capisco sta mossa, perché comunque è una scarpa che fondamentalmente sta in linea con le altre, se non un poco di meglio, e quasi a un prezzo minore di listino. Però sì, in effetti è... dopo si ritrova scontatissima, quindi dici la prendo. Forse è la mossa di marketing migliore che ci sia sul mercato. Prezzo di listino come le altre, lo abbassi. Mi fermo qua perché mi hanno detto che non ho studiato per marketing, quindi meglio che non parli di prezzi io. Senti Dario, scusami, devo fare un controllo. No, non sei ancora troppo sudato, ma ti sei dimenticato di dare il voto alla durata della scarpa. O l'avevamo detto, no? L'abbiamo detto il voto? No, la durata era 9. Guarda. Rifacciamo. No, vabbè, tirare 9, la durata massima era 9. No, ma mi sembra che l'avessimo detto all'inizio prima di passare. Okay. Sì, sì. Beh, io lo dico per sicurezza. Dario ha dato durata massima 9. Sono d'accordo, cioè comunque è una scarpa da medio che dura tanto, direi che, o da lento come la uso anche io spesso, che dura tanto e che ti dà un buon feeling, direi. Sì, anche perché è una scarpa, poi lo volevo dire in chiusura, però è una scarpa universale alla fine per un amatore che corre con un ritmo medio tra i 4 e 5 km, è una scarpa che può essere utilizzata per qualsiasi lavoro, dal lento fino alla... Ti direi che mi dispiace che ti ho rubato la battuta, ma così impari a non mandarmi il gobbo il giorno prima. E via così. Vai! La media finale, se non ho sbagliato a fare i conti... Tira giù! 8,2. Siamo avantissimo oggi, il computer qua sotto si vola proprio. E quello che stavo dicendo, questa è una scarpa... L'avevo definita poliedrica, ci puoi fare un po' tutto, la puoi utilizzare come scarpa da gara, la puoi utilizzare per le corse più lunghe, per le corse più lente. Io mi ci sono trovato molto bene, è una scarpa che continuerò a utilizzare anche nelle prossime settimane. Devo dire che ormai è sul mercato da quasi un anno e credo che siano molti i runner che l'hanno provata, e da quello che ho visto io e sentito io è una scarpa che ha avuto un grande successo, una buona risposta da ogni tipo di runner. Oh, sai che mi ricordo, forse l'ho già letto con Puma, avevo usato le fasce ai tempi perché mi è sempre piaciuto cambiare,
Scarpa carina, però era quella roba un po' di nicchia. Hanno cercato di spingere, buco nell'acqua. Poi avevano fatto qualcos'altro, altro buco nell'acqua. Devo dire che il nitro gli ha dato un boost allucinante. Magari se cambiassero i nomi, che facevo un po' di fatica tra Nitro, Nitro Elite, Deviate, compagnia bella. Sono d'accordissimo con te, ma un altro punto che se vuoi, questa versione nera comunque la posso spingere a un battesimo, quella arancione violetta ci posso andare anche a fare in giro un aperitivino vestito un po' zarretto. C'è anche la versione quella rossa che è appena uscita, anche lei, fanno delle belle colorazioni, anzi, delle gran belle colorazioni, Stiamo quell'arancione. andando verso l'autunno E e questa qua. quest'anno tira il nero. Adesso arrivano i battesimi, compagnia. Mia madre ha detto che quella lì violettina era il colore dell'estate, quindi Puma sta molto fashion. Beh, direi che abbiamo detto tutto quello che si poteva dire di Puma Nitro Deviate Nitro 2. E aspettiamo i vostri commenti. Se diteci se vi è piaciuta, per quanto l'avete usata, in cosa l'avete usata. Andrea, vuoi dire qualcosa per chiudere? No, se l'avete usata anche ai battesimi o agli aperitivi. Vi aspettiamo sui nostri canali social, su YouTube, e arrivederci al prossimo video. Ciao a tutti. Non ha pensato oggi. Ciao a tutti.